Continua la campagna di vaccinazione presso il comune di Real Monte, diretto dal sindaco Sabrina Lattuca. L'iniziativa è stata svolta in collaborazione con l'ASP di Agrigento, in conformità con quanto previsto con l'ordinanza urgente emessa dal presidente della regione siciliana. Le vaccinazioni eseguite sono state 245 nel giorno 23 gennaio, 220 nel giorno del 24 gennaio, per un totale complessivo di 465 tra terze dosi, seconde e diverse alla loro prima dose. L'iniziativa è stata fatta in collaborazione con la Protezione Civile, coordinata dal Giovane Cottone e dall'Associazione Carabinieri in Pensione. Si è da poco conclusa l'ennesima tornata vaccinale a Real Monte, anche questa volta distribuita in 2 giorni, il 23 e 24 di gennaio. Il risultato finale ci lascia molti molto soddisfatti perché abbiamo raggiunto un risultato molto importante, 465 persone si sono sottoposte alla vaccinazione. Ovviamente si tratta di terze dosi, di seconde dosi, ma anche di un numero abbastanza consistente di prime dosi. Ringraziamo per queste 2 giornate vaccinali l'amministrazione comunale e soprattutto ringraziamo l'ASP, ringraziamo i medici, gli infermieri e gli operatori amministrativi che si sono veramente molto impegnati in questa tornata vaccinale. Contiamo nel futuro ovviamente di organizzare altre sedute vaccinali e daremo di questo ovviamente notizia tramite i canali istituzionali. Altre sedute, anche questa volta Raimondo ha ben risposto alla scelta del vaccino. Abbiamo superato il numero preventivato di 240 dosi, abbiamo fatto tantissime prime dosi che di fatto diminuiscono la platea dei Novax nel comune di Real Monte. E speriamo che domani, con lo stesso entusiasmo di oggi, i Realmontini vengano a vaccinarsi.